Signori, signori, sono preoccupato. Il vero Giappone. Sembra che stiamo ancora a fare sta battaglia tra chi dice una cosa e chi ne dice un'altra. E poi le cose fighe vengono dette da persone che non vivono in questo paese, no? Però hanno, io la chiamo, a leggera presunzione nel cercare di dire agli altri come funzionano le cose qui, no? Non so manco se ci hanno mai messo piede. Perché almeno chi parla e fa il video sul vero Giappone non mi risulta che sia mai venuto qua in Giappone, oppure non sia stato abbastanza da capire come funziona questo paese. Però registriamo e diciamo che una persona dice una verità, una falsità. E stranamente adesso nasce questa cosa che è questo miracolo del 2019, perché adesso siamo diventati tutti family friendly sul dire quello che sia il giusto o sbagliato di questo paese. Stranamente, quando l'ho fatto io mi sono pure beccato un video contro, no? Che sono diventato io il problema del Giappone, no? Io, un video su un canale che conta più di 10.000 visualizzazioni, con un riferimento a me, dire, cioè no, la gente non si può mettere nome e cognome, però era palese il riferimento. Adesso sono io il problema. Però per un intero un anno e mezzo dalla creazione di molti altri canali si è fatto solo che mostrare il paese come con le meraviglie, perché io, quando qualcuno dice c'è gente che ci ha sempre un tornaconto, io vi dico una semplice cosa, ragazzi: io domani mi sveglio e vado in fabbrica a lavorare, quindi io c'ho un lavoro da quale entrano i soldi con cui pago questa casa in Giappone, casa mia, contratto di casa, ci sto pure io. Non faccio, vengo 2 settimane in affitto e poi me ne torno, vado da un'altra parte, staziono qua, pago le tasse qua, verso i contributi qua, faccio tutto qua, e lo faccio 365 giorni all'anno. E quello che vedo, e lo vedo, stranamente lo vedo, lo leggo, lo vedo, lo vivo, questa è particolarità. Però, come si dice, in realtà, nella mia, tutti gli altri comunque hanno degli interessi nel più nel meno. Logicamente, sì, ovvio, chi fa viaggi non può trattare roba, fa vedere cose negative, che secondo me è sbagliatissimo, perché fa parte del tutto, no? Fa parte di dire, c'è il paese, c'ha situazioni positive e negative, ci sono pro e contro, cose che fanno dispiacere, cose che rendono felici, sono esperienze. Io porto una playlist di video che riguardano le zone colpite dallo tsunami per una mio interesse nel farvi vedere alcune realtà. Forse capace pure che in un vostro viaggio potete pure essere in queste zone, vi va di visitarle, quindi di scoprire un Giappone diverso. E nel mio piccolo è quello che posso fare, nel mio piccolo dare una luce a questi posti. Però io voglio ricordare a chi sempre punta il dito che un canale, cioè Klaus, che è caro amico di Coso, cui ha fatto anche la collaborazione, quello non è stato mai citato, ha fatto un video nel quale, in uno dei suoi vlog in Giappone, nel quale in un giorno intero, vi lascio il video in descrizione, in un giorno intero lui deve dire sì a tutto quello che gli viene chiesto. Era con i suoi altri colleghi youtuber, gamer, questo ragazzo, Klaus. E lui è automaticamente fa, deve sbarazzarsi della spazzatura che hanno prodotto in casa e dove la va a rifilare in giro per i bambini. Prende proprio i sacchetti, raga, non fa raccolta differenziata, tutto ammucchiato nello stesso sacchetto, e lo va a distribuire ai combini. Viene pure beccato dagli operatori dentro i combini, cioè chi lavora nei combini, ai dipendenti. Lui mette tanto di sottotitoli nel video, perché la cosa fa figo. Io non ho visto nessuno parlare di questa cosa, non ne ho parlato pure io, perché sennò ogni volta sembra che io attacco gli altri. Ho detto, vabbè, chi sta facendo i video su gli stranieri che sono persone pericolose, perché lo straniero fa i crimini in questo paese, non è giapponese, 90%, 99% sono crimini, c'è sicurezza in Giappone, l'1%, poi alcuni sono stranieri, cioè ci sembra uno straniero nel crimine, nelle cose sbagliate in questo paese, non sono mai giapponesi che fanno cose sbagliate in questo paese. Poi stranamente, quando ci stanno dei canali che e quali, cui non abbiamo interessi, perché ci abbiamo fatto le collaborazioni, ci abbiamo fatto gli iscritti, no? Ci abbiamo fatto il video la casa a Milano di Tizio e Caio, no? E allora automaticamente non si può parlare di certa gente. E lo dico una cosa io, sarò io che forse sono una persona che porto contenuti di tutti i tipi, anche se un video non fa le visualizzazioni che potrebbe fare, lo porto, non mi crea problema. Io sono quello che porta la verità suprema? No, raga, io porto contenuti che mi fanno divertire, qui ci facciamo due risate,
due riflessioni, due chiacchiere in live, sono i miei contenuti, è una mia vita, quello che vivo. È come se, e torniamo al stesso discorso, se una persona si sveglia la mattina, come è stato detto, no? Col sorriso vuol dire che non c'è una negatività. È una grandissima stronzata, perché io mi sveglio sempre la mattina col sorriso. A volte ho 4-5 bestemmie perché mi sveglio alle 5 e mezza di mattina, ma credo al posto mio tante altre persone, quando vanno a lavorare la mattina, ti svegli, puffa freddo, cioè cosa non mai. Ma non per questo io adesso odio questo paese, perché chi si sveglia in Italia la mattina presto è normale che un po' sei stanco, ma ci c'entra un cazzo con gli argomenti che tratti sul Giappone, ci c'entra un cazzo, perché non è che se io non tratto, che ne so, l'abuso su un treno non esiste, esiste sta cosa, sai che non tratto che... Non è che se uno ha fatto l'esempio di Akihabara, perché se giri l'angolo ci sta il kebabaro, perché ragazzi dovete stare attenti ai kebabari ad Akihabara, e che cazzo, io pensavo che... Oh. C'è un problema serio, non è che perché ci stanno la prostituzione minorile ad Akihabara, non è perché ci sta la possibilità di poter... avere, appartarsi con le minorenni o con i locali che sono squallidi o ci stanno quelle cose che forse non è meglio farle vedere, ma ci stanno certi locali molto particolari, non solo, che abbiamo altri quartieri. Quindi il problema è il kebabaro, è quello, raga, non mangiate il kebab che vi fa male, raga. Poi venite a mangiare il kebab in Giappone, ma state male, cioè dovete una sfonna dei sushi in Giappone, non è che mangiate il kebabaro. Poi casomai il sushi, c'è il pesce nel sushi, poi c'è il problema di Fukushima, e qua non ne usciamo più, raga, e io piango, le sofferenze, a volte dico... Andiamo pure a Marchino in Giappone, dico, Marco, ma tu in 12 anni in Giappone, no, con moglie e due figli, ma... Come lo vedi? Com'è il vero Giappone? E lui ha detto, lo sto cercando, l'ho cercato in giro, l'ho trovato. Ho scavato tutto in un giardino, l'ho trovato. Ho detto, eppure io. Ho detto, boh, mo facciamo un attimo chi l'ha visto il vero Giappone. Non lo so. Raga, che vedevo di? Io molte volte non so, sì. Questo 2019 si è aperto con un po' del ridicolo, perché... c'è gente che fa i video, poi si lamenta che, raga, mi raccomando, condividete il video sul... e sul bullismo, sulla violenza, sulle donne, perché YouTube non me lo fa monetizzare. Che sono problemi questi qua, raga. Non è che ti preoccupi del fatto che non gira il video e quindi il video non può arrivare alle persone, no? Non puoi condividere. Il problema è che non monetizzi quando parli di alcune cose. Che quello, raga, è il punto di tutto quanto, il fulcro di tutto quello che molti argomenti non vengono trattati su YouTube. È che il fatto che YouTube è diventato un po' troppo family friendly, quindi alcuni argomenti non fanno piacere e non girano. Se tu tratti alcuni argomenti, il video ti viene bollato giallo e finisce nel dimenticatoio. Devi stare attento che basta vende poco, basta anche che il sistema riscontri una parola che non deve riscontrare nel tuo dialogo, quando tu parli, e automaticamente il video viene non demonetizzato, messo in un contesto nel quale non c'è un tornaconto. E non lo demonetizza, lo uccide YouTube quel video. Ma io ho visto tanti di quei canali che hanno fatto contenuti grossi e che con tutto che non hanno manco messo la monetizzazione al video, comunque hanno fatto tanto. Io quando metto la monetizzazione al video lo faccio perché so che questo è un sistema di YouTube e so che se YouTube è una piattaforma che guadagna dai video che pubblichi, quindi devi per forza metterlo a livello a volte monetizzato, per forza. Poi raga, diamoci chiaro, se i video non spicci quando vedi nei numeri, e non è quello il problema, l'importante per me è che quel video possa uscire in un correlato, in un altro mio video, che qualcuno lo possa trovare interessante, che lasci in commento e ben venga. Io cerco di portare il Giappone non come lo vedo io, per quello che la realtà deve fare, perché le notizie che porto sono tangibili, sono reali. Io quando parlo di notizie lascio i link, le persone vanno sul link e possono verificare la notizia. Posso vedere che la notizia c'ha una fonte, si tratta un argomento, e lascio sempre la libertà di poter esprimere ad altre persone l'opinione su quell'argomento. Questo è il vero Giappone, non nessuno, cioè il vero Giappone è quello che si vive, è quello che si parla a 365 gradi, 65, non 60, 365 gradi. Poi, logicamente, ogni volta questa cosa un po' del dico non dico, ma della frecciatina, riferimento, ma senza dire il nome, un po' mi sta facendo divertire sta cosa, perché alla fine
adesso gli argomenti sono finiti e si deve tornare a parlare del Giappone, delle violenze, di quello e di quell'altro, come se fosse una novità, come se le cose siano successe adesso, come se tante di quelle problematiche sociali giapponesi non siano mai esistite. Ci sono sempre state, ci saranno sempre, e si andrà sempre, forse peggio, forse meglio, chi lo sa. Quello è dai fatti, raga. E in questa mia ricerca io su hashtag chi l'ha visto il vero Giappone, raga, nei commenti ditemi la vostra. Io non so, in questo momento forse lo vado a cercare sotto il letto, perché mi sa che sotto il letto non potete trovarlo il vero Giappone, non lo so. Ma raga, che va. Come disse lo scrittore calabrese, più pilo per tutti, raga. Mi raccomando, fate sempre bravi. E ditemi voi cosa pensate del Giappone. Un bacio e alla prossima.